ci hanno definito Mimì e Cocò, ci hanno definito Sandra e Raimondo. Poi chi è Sandra e chi è Raimondo non lo so. Il rapporto è sempre quello, di grande stima tra i due personaggi, ma questa è la penna di Camilleri che fortunatamente ci regala non soltanto i poliziotti, ma gli uomini che poi vestono la divisa dei poliziotti. Forse è proprio quello che fa affezionare il pubblico, no? Vedere i rapporti, ma questo lo fa non solo nel gruppo storico, ma lo fa anche dei piccoli personaggi, anche l'autista del pullman. Noi riusciamo a vedere quello che ha mangiato nel mattino prima di andare a deporre il commissariato, sappiamo che rapporto ha con la moglie, tutto questo è quello che fa grande Camilleri. Io volevo io sono cresciuto perché gli anni passano, quindi diciamo la crescita del personaggio va di pari passo con la mia, nel senso che ho un po' più, ho 18 anni di vissuto in più, e quindi magari consciamente o inconsciamente lo travaso nel personaggio di Fazio, insomma. Poi il resto, diciamo, ecco, se c'è una crescita che sicuramente c'è e che è visibilissima, nel mio caso è del tutto inconscia e inconsapevole, nel senso che si cerca più che altro di rispettare le parole che scrive Andrea, di farsi suggestionare, cosa molto semplice perché lui scrive talmente bene che le suggestioni sono forti e sono chiare, per cui alla fine per un attore è abbastanza semplice cavalcarle, e quindi diciamo la gratitudine è tutta nei suoi confronti, nei confronti di Alberto, di Luca, di Cesare, di tutti quelli che ormai sono una grande famiglia, cioè un po' dei parenti, no? Dicevo, dopo 18 anni frequento il personaggio, divento un parente, quindi come con tutti i parenti c'è quel rapporto che da una parte è amore condizionato e anche incontrollato, perché insomma è quasi un legame di sangue, e dall'altro ogni tanto anche un po' di intolleranza che è anche giustificata. Soprattutto, diciamo, verso Cesare. Soprattutto verso Cesare. No, io parlavo di Fazio. Io cerco di migliorare nell'intelligenza, ma non ce la faccio. No, veramente, mi impegno, perché è la scuola operatoria, l'ignoranza è facoltativa. Però c'è una squadra che mi segue e mi vuole bene, speriamo. O mi vuole o non mi vuole bene. A 18 anni il commissario mi ama e mi odia, fare ricco e povero, no? Io ringrazio tutti, Pino, Cesare, Luca, tutta la squadra che ancora mi accetta. La Polizia di Stato, le ho detto io sono lo specchio, tu sei lo specchio appannato, cerco di migliorare. E come migliore? Dovrei nascere rimorire una volta, è morto, natante, vivente, perdente, non lo so. Se lo sapessi ve lo dissi, ma non lo so.